Benvenuti nel mio martedì e benvenuti nella mia umile dimora. Oggi facciamo l'unboxing di questo TV LG 65 pollici nanocelle, ma sullo sfondo vedete che ce n'è un altro, ma non è qua perché non è tutto, perché ne ho anche un altro e vi spiego perché. In camera mia, questa è la mia modesta dimora, in camera mia c'è un'altra TV 43 pollici. Adesso vi faccio vedere uno schema, vi faccio vedere lo schema, il motivo per cui io devo fare tutti questi lavori. Come avete avuto già modo di vedere altre volte a casa mia, non siamo nel mio ufficio, qui abbiamo già una TV 1,55 pollici, abbiamo visto il 43 pollici in salotto e adesso facciamo l'unboxing del 65 pollici LG NanoCell 4K HDR e un sacco di... Ma perché lo sto facendo? Scopriamolo subito insieme. Ma prendiamoci prima un buon caffè. Ottimo caffè, amici, andiamo a lavorare. Ma voglio spiegarvi il motivo per cui ho questo 65 pollici ancora, vediamo se si legge, questo 65 pollici imballato, nonostante abbia in salotto già un 55 pollici e in camera da letto ho già un 43 pollici. Quindi il 65 pollici va a finire in salotto, il 55 pollici va a finire in camera da letto. Dove va a finire il 43 pollici? Il 43 pollici va a finire in ufficio perché lo devo collegare a Sky. Ok, Sky mi regala. Ecco spiegato il motivo. Sky mi regala il pacchetto base per un anno, per cui io a casa invece ce l'ho e lo pago. Ve lo faccio vedere. Allora, questo è il decoder Sky, come ho fatto vedere un sacco di volte. Questo è il Broadlink che mi trasmette, mi permette di accendere e spegnere tutto. Questo è Alexa, adesso si accende ovviamente. Questo è il router Sky con tutti i cavi. L'ONT sempre Sky. Qui ho un Chromecast 4K perché lo uso con Stadia. Qua ho la soundbar LG e Samsung, perdonatemi. Questo ho fatto il video, vi ho spiegato perché ne ho, anzi ne ho due col subwoofer e questo è il retro del decoder Sky TV col telefono che è sempre collegato, come potete vedere qua il filo rosso, al modem Sky. Ma procediamo con l'unboxing. Allora, iniziamo con l'unboxing, è tutto completamente sigillato, è arrivato con SDA. Iniziamo a togliere, qua sotto c'è un nastro azzurro, secondo me è un sigillo. Aspettate che abbassa un po', così vedete bene. Ok, vediamo un po'. Voglio un attimo girarlo. Sì, sembra questo qua, sembra che sia un sigillo. La maniglia qua, vabbè, già rotta, però speriamo che la TV sia integra. Allora, vediamo un po' come si apre, se ci sono le istruzioni per aprire. Allora, questo è stato acquistato su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Faccio l'unboxing anche per un altro motivo, perché se dovessero esserci problemi, questo è il cavo di alimentazione. Se dovessero esserci problemi, qua ci sono due piedi. Se dovessero esserci problemi facendo l'unboxing, non possono dirmi che l'ho rotto io, ma che era già rotto. Eccolo qua, da qua si inizia a vedere, vedete? Credo che bisogna tagliare quel nastro azzurro che abbiamo visto prima e sale la... Vediamo un po'. E sale la scatola, proviamo. Sì, avevo ragione, amici.
Probabilmente io sono solo, probabilmente bisogna essere in due. Dietro, vabbè, c'è il divano. Dietro c'è il divano che mi protegge verso la corrente. Mi poggio al divano, è caduta una busta con batterie, telecomando, istruzioni, cavetto, poi c'è anche un'altra cosa. Allora, tenete presente che poi io metterò tutti e tre uno a fianco all'altro, il 65, il 55, il 43, e vi farò vedere con metro alla mano la differenza che ci sono tra tutti e tre, così voi potete scegliere. Allora, vediamo se le istruzioni c'è, il manuale per montarlo, per capire come fare per montare i piedi e tutto. Allora, questo è un piedino, questa è l'alimentazione, vabbè, ci serve dopo, lo lasciamo qui, ancora non ci serve. Heidi, questo era indicato con la lettera A. Lo mettiamo allora qui, A, probabilmente ci... A e B, vedete? A e B. Questo è il B, probabilmente nelle istruzioni c'è come fare per montarlo. Questo è il B. B e A. Apriamo questa busta in cui c'è un sacco di roba ancora. C'è, vabbè, il telecomando. Telecomando LG. Netflix, Amazon Prime. Movies. Questo è molto comodo, io ho sia Netflix che... Questo c'ha anche Alexa e Google Home, l'assistente. Io ho sia Netflix che Amazon Prime. Non so cosa rispondere. È partita. L'istruzione del telecomando. Qua cosa c'è? Acero ricco. Non so cosa sia questo. Una scatola, un coperchio. Questo altro. Eccolo qua, le istruzioni per sballarlo. Guardate. Vedete, c'era, lo sapevo. Eccolo qui. Senza saperlo ho fatto giusto. Bisogna appoggiarlo su un tavolo adesso, quindi bisogna che liberi questo tavolo per montare i piedi usando il foglio di protezione sempre. Mi mancano le viti, eccole qua le viti. Le viti. Altre istruzioni, altri manuali, le batterie. Ok ragazzi, devo liberare questo tavolo perché lo girerò qua su. Ragazzi, è pesante, eh? Non vorrei finire su Striscia la Notizia. Su Paperissima, però è pesante. E questo tavolo è molto piccolo e non penso di metterlo sopra, paura che lo rovini. Per cui metterò il cartone sopra. Allora amici, mi sembra di essere in uno di quei video di Paperissima in cui cade il televisore. Allora, adesso probabilmente devo tagliare questo per montare i piedi. Vediamo se è fatto bene. Ok,
guardate un po', tutte le uscite USB, HDMI, 3, 4, LAN, uscita ottica perché io ce l'ho collegata a satellite, antenna. Questo è il famoso coperchietto che c'era di là, l'alimentazione. Qua sotto ci sono altri collegamenti, adesso mettiamo i piedi. Allora, il televisore è messo bene, B da questa parte, vediamo se corrisponde. Allora, dovrebbe essere così. Sì, B e A da questa. Vediamo se corrisponde così. Sì, vediamo quante viti ci vanno. Bisogna ruotarlo. 3 viti per parte, ok, infatti sono 6 viti, perfetto. Non voglio stringere molto con questo trapano elettrico, penso che terminerò di stringerlo a mano col trapano a mano, non voglio forzare, anche se poi la frizione. Qui sotto c'è il pulsante di accensione. Ok, io ho montato i piedi. Qua dice di togliere, di mettere il coperchietto, questo, che non so cosa serve, di metterlo in piedi, di collegare l'alimentazione e poi di fare tutti i collegamenti, va bene, ma io una volta che metto, e poi mettere le batterie sul, questo è il 65 nano 806 NA, ci sono tutte le misure. Ok, allora sono indeciso se metterlo su e metterlo sul mobile. Questi sono tutti i mobili che ha Kallax, oppure se togliere quello e metterlo direttamente su. Penso di sì, prima toglierò questo, metterò a terra e poi prenderò direttamente quello, lo metterò sul mobile e faccio spazio qua, che ho paura di che è pieno di scatolone di cartone. Sky, un HDMI che esce qua dalla soundbar. Quindi c'ho sia le ottiche, Sky, Chromecast, qua c'è l'alimentazione, vediamo se riesco a staccarla. Ho già fatto un altro video sulle scatole, come potete vedere qua, questa alimentazione qua, io ho delle scatole, poi vi metto tutti i link in descrizione in cui ci sono tutti gli alimentatori, vedete, questo è di Sky, perché uno è del decoder e uno è del modem. In più ci sono, qua c'è un altro alimentatore che penso che sia, potrebbe essere delle soundbar, del subwoofer, e poi ci sono altre, devo cercare quello della TV, devo seguire il filo. Eccolo qui, l'ho trovato, dovrebbe essere questo, però, sì, è questo qua. Eccolo qua. Adesso vediamo se è tutto scollegato. Questo è molto ma molto più piccolo e molto ma molto più leggero dell'altro, nonostante sia un 55 pollici. Allora, li voglio mettere a fianco, voglio farvi vedere la differenza, vediamo se ci riesco, però devo fare così, li metto prima nella sedia perché quello è molto ma molto più pesante di questo. Allora, c'è il cartone, lo faccio scivolare, in teoria bisognerebbe essere in due, vicini. Allora amici, non fatelo da soli perché è molto pesante, non fatelo da soli, fatevi aiutare, è molto pesante, molto rischioso, anche perché costa una bella cifra questo 65 pollici. Allora, vedete, sono vicini,
un 65 e un 55, guardate un po', uno è lungo, questo è lungo 145, questo è lungo 125, quindi 20 cm in più, cioè 20 cm in più è 125, questo è alto 77, questo è alto 90. Adesso devo prenderlo e metterlo lì su. Questa cosa la faccio, ok? Per proteggermi, la faccio prendere dopo la taglio. Questa lo devo prendere e girare. Allora. Ah, allora ragazzi, questa cosa però la vedo un po' molliccia, eh? Forse bisogna stringere meglio le piedi. Ah, guardate qua, c'è una luce T1. Colleghiamo l'alimentazione. Ragazzi, visto da dietro è immenso. Qui sotto c'è il pulsante d'accensione, accendiamo. LG, non c'è niente di collegato ancora, colleghiamo Sky. E dovrebbe accendersi. Benvenuti nella mia nuova TV. Press the OK button while on your remote. Allora, praticamente io adesso devo mettere le batterie nel telecomando. Ok. Le batterie erano comprese. Ricordatevi ogni tanto di cambiarle dal vostro telecomando. Anche se non lo usate, toglietelo perché potrebbero fare l'acido. Ok. Una, due, tre, ok button. Ah, vedo che c'è anche un cursore qua, vediamo l'ok button qual è. Lampeggia, pulsante centrale, English. Ah, c'è il puntatore ragazzi, c'è il laser, bellissimo, è una figata. Devo capire come funziona. Forse sono troppo vicino. Eccolo qua. C'è anche la rotellina, una sorta di mouse, vedete? Io con la... Eccolo qua, italiano. Beh, ragazzi, è bellissimo. Italiano, italiano, avanti, uscire, utilizzare questa come punto vendita, no? Allora, internet non connesso, però lo potrei connettere. HDMI 1 non connesso, HDMI 3 è connesso. Potrei collegarla all'Ethernet, vediamo se è un cavo libero. Vediamo un po' cosa posso staccare. Questo no, quello no, questo bianco, bianco no. Ricordatevi di tenere sempre di scorta un cavo borchia fibra ottica. Ecco qui, ho trovato un cavo Ethernet. Ecco qui, l'ho collegato, connesso, ora da connesso, andiamo avanti, termine 1 e condizioni, benvenuti in Telegari, questo qua potete scorrere con la... andate avanti,
termini di uso, avviso accetta tutto. Sfido chi si legge tutta questa roba qua. Altro, avanti. Allora, nel modo di guardare la TV, solo set top box. Eh sì, questo qua. Perché io c'ho solo Sky. Avanti. Sky Italia, l'ha trovato. L'ha trovato in automatico, avanti. Blocchi a partire dai 18 anni, sì, imposta password. Allora, impostiamo la password. Spero che i miei figli non la vedano. Conferma password. A partire dai 18 anni è una bambina di... Allora, vediamo un po'. Spotify, podcast, video, come del giorno... Connettere LG T&Q. Collega la TV con LG T&Q per goderti una vita comoda con l'intelligenza artificiale. Controllare e verificare lo stato di purificatori d'aria, condizionamento d'aria, robot aspirapolvere mediante la TV. Attraverso LG T&Q è possibile guardare i contenuti dei dispositivi mobili sulla TV. Il servizio potrebbe non essere disponibile nel tuo paese. Va bene, però dai, lo facciamo dopo, facciamo avanti. Allora, primo utilizzo è completato. Cominciare con Internet TV e servizi di contenuti in tempo reale con LG iTV. Prime Video, Now, LG, chiudi. Allora, ditemi se vedete dei pixel rotti, perché così chiamo subito Amazon. Ecco qua. Questo è Sky, perché avevo posizionato Sky. Questo è il mio Sky. È possibile usare AirPlay per trasmettere contenuti su questa TV da un iPhone, iPad o a Mac. Ok. AirPlay. LG WebOS TV Nano 806. Ok. Però io voglio tornare indietro adesso. Come si fa? Torno indietro. Vediamo se lo trovo. Ok. Trovato. Questo pulsante. Qua ovviamente devo configurarmi Netflix Now, però non c'è bisogno che lo configuri, perché se io uso adesso il telecomando di Sky, il mio Sky è già configurato sia con Amazon che con internet di Tiscali. Eccolo qua. 500 euro tra connessione per 12 mesi e un tablet. Ecco qua il mio canale YouTube. Va bene, facciamo un salto indietro. Voglio andare sul decoder Sky. Esci da YouTube. O esci. Ok. Adesso mi sta comandando. Eccolo qua, Sky Italia 1. Non vorrei che YouTube mi bloccasse la monetizzazione per questo. Ah, riesco a usare il telecomando LG come se fosse il telecomando Sky. Devo solo imparare ad usarlo. Nemmeno uscire dalla finestra. Allora, adesso scollego tutto questo e lo porterò qua. Questa è la TV della camera da letto, il 43 pollici, quella che poi andrà in ufficio. Quindi adesso lo scollego, lo porto in salotto dove c'è il 55 pollici e lo mettiamo a fianco per vedere ancora una volta la differenza. Abbiamo già visto la differenza tra il 65 e il 55 pollici e adesso vedremo la differenza tra il 55 e il 43. Procedo a staccare tutti i cavi. Allora, questo è il 43 pollici, lo metto a fianco al 55 che era montato prima là. Vedete? Già la differenza, guardate come si vede, guardate. Li metto proprio a fianco, vedete, sono a filo. Guardate un po' la differenza. Praticamente c'è una differenza di 30 cm. 30 cm è in altezza circa 20 cm.
Ok, quindi questo è alto 62, questo è altro alto 75, quindi 13 cm in altezza. Questo è largo e lungo 97, questo invece è lungo 123, il 65 pollici invece è lungo, il 65 pollici invece è lungo 145. 145 centimetri. Ok, mi sarebbe piaciuto metterli tutti e tre in fila per farvi vedere la differenza tra 65, 55 e 43, però quello è molto pesante e da solo non ce la faccio a farlo, però l'abbiamo già visto prima. Allora, questo primo video si conclude qui. Il 43 pollici, questo piccolino qua, andrà a... in ufficio. Adesso devo portare il 55 in camera da letto al posto del 43. Andiamo. Allora, come vi ho detto prima, volevo mettere in terra il 65, ma è molto pesante, da solo non mi rischio di fare questa cosa qua, però sono riuscito a mettere, come potete vedere sopra, vedete che sborda un pezzo. Ho messo il 65, il 55 adesso non ci sta sul mobile, io già ve lo tengo giusto per farvi vedere le proporzioni. Ok, quindi abbiamo il 65, si vede che questo qui è acceso, vedete questa fascia qua, vi spengo la luce così forse lo vedete meglio. Vedete, adesso al buio si vede meglio la cornice bianca. Adesso riaccendo la luce e vi faccio rivedere come la differenza con il 43 pollici. Ovviamente non ci sta, quindi non lo posso lasciare, lo terrò io, ci sarò io in mezzo, cerco di metterlo nella stessa maniera. Vedete? Guardate un po' la differenza, 43, 55, 65. Ora il 43 va in ufficio, il 55 va in camera al posto del 43 e il 65 resta qua. Andiamo a fare questa operazione. Ecco qua, messo, lo colleghiamo, lo accendiamo, sì, è molto molto più grande rispetto a quello che c'era prima, lo colleghiamo alla corrente, anche qui come potete vedere è un'altra scatola nella quale, vedete? Vedete questa scatola? Nella quale tengo tutte le ciabatte, ecco qua, si è acceso, sta accendendo nessun segnale perché non c'è la spina della televisione collegata, dell'antenna collegata. Qui non ho il decoder di Sky, ho un semplice digitale terrestre, questa è Alexa. Ecco qui, ho collegato l'antenna, ho collegato tutto, nessun segnale, serve il telecomando adesso, portare il telecomando. Ecco qui, collegato Rakuten, non so cosa sia, Rakuten TV. Inizio cinema, grazie canali. È una sorta di Netflix, va bene. Qua ci abbiamo un pulsante Amazon Prime, io voglio andare su... Voglio andare su YouTube, come faccio? Tuve un sueño che era essere giocatore di football, però tutto lo demás no. Da Zone, Chili, Disney Prime, Apple TV. Ma non c'è Apple, LG, Netflix, eccoli qua. Twitch. Popolari, questo cos'è? LG Content Store, Free, Reply, Twitch, figo, Team Vision, Tenna, YouTube. Spero che non mi blocchino i canali per questo, ma non lo metto. Installa l'app YouTube selezionata, desidero usare attiva tramite Wi-Fi. Ok. Sta andando. Vi ricordo che io sto usando il mouse, l'applicazione è stata installata nella schermata home, avvia YouTube, eccolo qua. Ok, scopri l'offerta, la verità fa crescere. Mahmood Clank, non so chi sia, vediamo un po'. Spazio
Oh, proprio non mi caga YouTube. No, eccomi qua, Andrea Portoghese. Eccolo qua. Ho alcuni video fatti in 4K. Penso questo sia in 4K. Questo è Shorts. Allenarsi con l'energia 100% ricarica. YouTube si vede bene. Piccolo gesto, grande impatto. E se scegli l'offerta EcoTua Web Luce, hai un risparmio di 30 euro in bolletta. Si vede molto bene. Allora, ciao a tutti dal vostro amico ADS Loso. Un altro piccolo trucco e segreto per chi spedisce per Vinted e chi ha un negozio, un punto vendita che ha Vinted, vi consiglio di farvi scrivere sempre sul pacco il numero di telefono, di modo che se c'è 1080p gente, vedete? Adesso sta entrando e uscendo il corriere, vedete? Ve lo faccio vedere, guardate. Adesso combinazione, è proprio arrivato il corriere adesso che mi sta facendo le consegne. Vi stavo dicendo, fatevi scrivere o scrivete, se siete dei venditori, il vostro numero, di modo che quando ancora... Questo video termina qui, ma segui la seconda puntata quando porterò in ufficio il 43 pollici, lo monterò e collegherò il decoder Sky. Se questo video ti è piaciuto, clicca il pollicione, il mi piace, iscriviti al mio canale YouTube. Ci vediamo presto. Ciao ciao da Andrea Di Esseloso. Ciao ciao.